Voi non sapete quanto è brutto! Li intendo meglio di voi! Amici, cos'è questo rumore? Per qualche distensione tra voi altri? Si disputava sopra un bellissimo punto. Il conte disputa meco sul merito della nobiltà. Io non levo il merito alla nobiltà, ma sostengo che per cavarsi dei capricci vogliono essere banali. Veramente, marchese mio? Or su, parliamo d'altro! Perché siete venuti a simil contesa? Per un motivo, il più ridicolo della terra. Sì, bravo, il conte mette tutto in ridicolo. Il signor marchese ama la nostra locandiera. Io l'amo ancora di più. Egli pretende corrispondenza come un tributo alla sua nobiltà. Io la spero come una ricompensa alle mie attenzioni. Ora voi che la questione non sia ridicola, bisogna sapere con quanto impegno io la proteggo. Egli la protegge ed io spendo. In verità non si può contendere per ragione alcuna che meriti. Una donna vi altera, vi scompone, una donna che mai mi conviene sentire. Io, in realtà, non ho che abbia a che fare con le donne. Non le ho mai amate, non le ho mai stimate, e ho sempre creduto che sia la donna per l'uomo un'infermità insopportabile. In quanto a questo, poi, Mirandolina, ha un merito straordinario. Sin qua il signor Marchese ha ragione. La nostra padroncina della locanda è veramente amabile. Quando l'amo io, potete credere che lei vi sia veramente qualche cosa di grande. In verità mi fate ridere. Che mai può avere costei di così stravagante che non sia comune alle altre donne? Ha un tratto nobile, si incatena, è bella, parla bene, veste con pulizia e di un ottimo gusto. Tutte cose che non vogliono un fico. Sono qui da 3 giorni in questa locanda e non mi hanno fatto specie per una. Guardatela e forse vi troverete del buono. E pazzia, l'ho veduta benissimo. È una donna come tutte le altre. Non è come le altre, lei ha qualche cosa di più. Io che ho praticato le prime dame, non ho mai trovato una donna che come lei sappia del decoro e la gentilezza. Cospetto di Bacco! Io sono sempre stato solito trattare le donne. Ne conosco i difetti ed il loro debole. Pure con costei, nonostante il lungo corteggio e le tante spese per essa fatte, non ho potuto toccarle un dito. Arte, arte, sopraffina! Le credete, donne? Alla larga tutte quante le sono. Non siete mai stato innamorato? Mai, né mai lo sarò. Hanno fatto diavolo per darmi moglie, né mai l'ho voluta. Ma siete unico della vostra casa. Non volete pensare alla successione? Ci ho pensato più volte. Ma quando penso che per aver figlioli mi converrebbe soffrire una donna, me ne passa subito la mano. Ma che volete voi fare delle vostre ricchezze? Godermi quel poco che ho con i miei amici. Bravo, cavaliere, bravo, ci goderemo. E alle donne non volete dar nulla? Niente affatto. A me non ne mangiano sicuramente. Ecco la nostra padrona. Guardatela, se non è adorabile. Che la bella cosa. Per me stimo più di lei 4 volte un bravo cane da caccia. Se non la stimate voi, la stimo io. Ve la lascio se fosse più bella di vedere. Mi inchino a questi cavalieri. Chi mi domanda di loro signori? Io vi domando, ma non qui. Dove mi vuole, eccellenza? Nella mia camera. Nella sua camera? Se ha bisogno di qualche cosa verrà il cameriere a servirla. Che ne dite di quel contegno? Più che chiamarlo contegno, io lo chiamerei temerità, impertinenza. Cara Mirandolina, io le parlerò in pubblico. Non le darà il disturbo di venire nella mia camera. Osservate questi orecchini. Vi piacciono? Belli. Sono diamanti, sapete? Oh, li conosco, me ne intendo anch'io dei diamanti. E sono al vostro comando. Caro amico, voi li buttate via! Perché ella mi vuole donare quegli orecchini? Veramente sarebbe un bel regalo, ma ella ne ha più belli al doppio. Questi sono legati alla moda. Vi prego di accettarli
No, davvero, signore, davvero. Se non li prendete, mi disgustate. Oh, che pazzo! Non so che dire, mi preme tenermi amici e avventori della mia locanda. Per non disgustare il signor Conte, li prenderò. Oh, che forca! Che ne dite di quella prontezza di spirito? Bella prontezza. Ve li mangia e non vi ringrazio nemmeno. Veramente, signor Conte, vi siete acquistato un gran merito. Regalare alla donna in pubblico. Ah, per vanità. Mirandolina, vado a parlare a quattro occhi tra voi e me. Sono un cavaliere. Che assura, non gliene cascano. Se altro non mi comandano, io me ne andrò. Ehi, padrona, la biancheria che mi avete dato non mi gusta. Se non ne avete di meglio, mi provvederò. Signore, sarà servito, ve ne sarà di meglio, ma mi pare lo potrebbe chiedere con un poco di gentilezza. Dove spendo il mio denaro, non ho bisogno di far complimenti. Compatitolo, egli è il nemico capitale delle donne. È che non ho bisogno di essere da lei compatito. Povere donne, che cosa le hanno mai fatto? Perché così crudele con noi, signor cavaliere? Basta così. Amici, vi sono schiavi. Che uomo salvatico, non ho veduto il compagno. Cara Mirandolina, non tutti conoscono il vostro merito. È che sono così stomacata dal suo mal procedere che ora lo licenzio addirittura. Sì, e se non lo mandassene, ditelo a me, che lo farò partire immediatamente. Fate pur uso della mia protezione. E se aveste denaro a perdere, io supplirò e pagherò tutto. Sentite, mandate via anche il marchese e pagherò tutto io. Grazie, signori, grazie, ma ho tanto merito quanto basta perché raduno un forestiere che non lo voglio. E in quanto all'utile, la mia locanda non ha mai...